apertura completamente diversa da quella degli altri giornali, che riguarda un fatto di cronaca e ancora una volta cose che riguardano la magistratura. Ecco l'autore del dossier di Pietro, intervista al giornalista che ha firmato il volumetto di 192 pagine, pubblicato in Irlanda e fatto circolare clandestinamente in Italia. Si chiama Filippo Facci, è un giovane cronista dell'Avanti, scrisse 2 anni fa un rapporto in cui anticipava le accuse all'eroe di Mani Pulite, dalle amicizie pericolose di Tonino agli interventi a favore di Rea, ma nessuno lo ha mai interrogato, ci riferisce il giornale. E poi, in un richiamo in prima, Pool parte l'ispezione di Mancuso. L'autore del dossier di Pietro, intervista al giornalista che ha redatto il volumetto di 192 pagine, pubblicato in Irlanda e fatto circolare clandestinamente in Italia. Allora è stato lo stesso quotidiano. Il giornale di Vittorio Feltri titola a tutta pagina l'apertura: ecco l'autore del dossier di Pietro, Filippo Facci, un giovane cronista dell'Avanti, scrisse 2 anni fa un rapporto in cui anticipava le accuse all'eroe di Mani Pulite, dalle amicizie pericolose di Tonino agli interventi a favore di Rea, ma nessuno lo ha mai interrogato. Intervista al giornalista che ha redatto il volumetto di 192 pagine, pubblicato in Irlanda e fatto circolare clandestinamente in Italia. Racconta questo Filippo Facci che un anonimo editore gli diede 4 milioni per il suo libro su Antonio Di Pietro e poi non se ne seppe più nulla, salvo poi che appunto stralci di quel libro sarebbero poi ricomparsi in altri punti. All'interno ho scritto io il dossier su Di Pietro, parla Filippo Facci, anticipò 2 anni fa l'indagine su Tonino e appronte altre rivelazioni, altri articoli. Di cosa si racconta nel libro, ma nessuno l'ha mai ascoltato. La storia di questo giornalista, prima snobbato dai tifosi dell'ex PM, poi dai giudici che indagano. E c'è un altro piccolo giallo, se volete, che riguarda proprio il magistrato bresciano che indaga sul caso di Pietro, Fabio Salamone, che risulta indagato dalla procura.